Io mi sono ufficialmente trasferita. Ta-ta-ra-ra! Basta! Oddio, ragazzi, il mio motorino c'è. Buongiorno. Allora, oggi è lunedì 28. Io ho appena finito di montarvi il vlog di ieri, che in realtà è venuto molto bello. Cioè, non me l'aspettavo, non sapevo neanche che cosa avevo filmato. Ero così sclerata ieri sera. Però è venuto veramente molto carino. Poi ho rifatto anche un po' l'intro, che secondo me è carina. Adesso però devo lavarmi. Finire di sistemare alcune cose qua, perché c'è a disaster, vedete, ho una, due, tre valigie, quindi vabbè. E ovviamente fuori continua a nevicare, guardate, vi faccio vedere. C'è nevica un botto, ragazzi, mamma mia, poi devo anche pulire qua, perché non so se avete visto, guardate, c'è quanta condensa che mi fa. Infatti dopo faccio anche tutti questi servizi. Veramente non nevicava così dal 2005. Madonna, sto andando un attimo dal cinese. Vediamo se riesco a non schiantare. Wow, guardate. Buongiorno. Buongiorno. Buon amore, ma no, ci siamo trasferiti in Russia, tipo. No! Oddio! Amore, ti amo. Io di più. No, basta! Ta 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 ta. Aspetta. Clip. Yeah! Ughetto. Andiamo, va. Benvenuti nella tundra brianzola. Uomo, guarda! Ma sarà la tua portiera. A parte la mia faccia terrificante, mi sono ufficialmente trasferita. Sto sistemando, qua c'è ancora tipo anche per terra un disastro. Disastro. E mamma mia, ho tipo la faccia che è veramente allucinata. Volevo rendervi partecipi, mamma mia, che capelli. Stamattina siamo scesi appunto al parco e abbiamo anche fatto il pupazzo di neve, quindi diciamo che il mio aspetto non è proprio dei migliori, sono qua con la tuta pile. Dopo mi vesto, insomma, perché vado a Milano, perché devo, uno, prendere alcune cose che ho dimenticato ovviamente ieri. Quando mai non dimentico qualcosa, uno. Poi devo andare a fare la spesa. E non mi ricordo cos'altro dovevo fare, però vabbè. Buongiorno, oggi è martedì
30, no, mercoledì, scusatemi, 30. Io mi sto facendo il latte di avena con un po' di caffè, con questa macchinetta che Marco ha preso, penso, ormai 2 anni, un anno, almeno 1 anno e mezzo fa. Poi mi mangio questi rociocchi e poi inizio a sistemare un po' qua, perché oggi pomeriggio andiamo a fare la spesa per il 31. Mamma mia ragazzi, ho una faccia allucinante oltre ad avere un brufolo assurdo, assurdo. Comunque sia, non so se vi avevo raccontato, ma praticamente stanotte mi sono addormentata con le lenti a contatto. Cioè, io che non dovrei portare tanto le lenti a contatto. Mi sembrava troppo strano perché mi lacrimava l'occhio sinistro da impazzire. Cioè, avevo proprio le lacrime e dicevo, ma che cacchio hanno i miei occhi? Poi mi bruciavano tutti, poi mi sono svegliata tipo tutta così appiccicata. Ovviamente hanno iniziato a lacrimare come non so cosa, perché saranno stati ipersecchi durante la notte. E niente, sono un genio proprio della lampada. Finito colazione, mi sono mangiato un orochoc stamattina. Tanto per la dieta se ne parla. Gelato, poi ho fatto asciugare le melanzane, le avevo già tagliate così con il sale grosso, così almeno si è levata proprio tutta l'acqua e sono belle asciutte. E questa è la pasta, faccio praticamente una pasta semplicissima in bianco con appunto le melanzane, ecco, niente, al massimo ci metto proprio un spicchio di una roba che a noi piace parecchio. Aspettate, vediamo se lo trovo. Non lo trovo più da qua. Eccolo qui. Questo, che è praticamente la crema di pistacchio, che è super buona, super super buona. Però vediamo se riusciamo. Com'è? Buono. No. Buongiorno. Allora, oggi è il 31 e niente, aspettate, forse è il caso che io mi metta sul marciapiede nonostante sia tutto ghiacciato, che qua stirano. E niente, ho fatto la spesa perché in realtà ieri l'abbiamo fatta, ma sono, cioè, veramente due robe. E cioè stamattina dico, perché ieri l'avevamo fatta e abbiamo dimenticato alcune cose, quindi questo. Poi devo passare dal cinese un attimo, che devo prendere una roba per il bagno. E niente, oggi è il 31 e cerchiamo di, aiuto, il tempo che Marco finisce di lavorare. Mamma mia, che me la vedo male. Cuciniamo e niente, non faremo niente perché staremo a casa, ovviamente, dove letteralmente andiamo. Eccomi qua. Allora, niente, io ho fatto un po' di cose in realtà, aiuto, ho anche montato la tenda della doccia, insomma, perché l'abbiamo voluta cambiare, ho fatto tutto, devo dire che sono proprio in tutto fare, ho fatto anche l'aspirapolvere, ho steso la lavatrice, ho fatto un sacco di cose stamattina, e sono le 11:20 e niente, io adesso sono qua che devo montare,
E se riesco, appena finisco di montare questo video qui che voi, cioè, vedete anche adesso, perché anche questo pezzo finirà nel vlog, nel weekly vlog, ho deciso che registro il video Q&A a tema infermieristico, perché così ve lo carico anche per il lunedì, così almeno sono un po' a posto anche un po' con i video, perché in realtà sono rimasta un attimo indietro, mi devo anche un po' organizzare perché adesso diciamo che non ho il tempo, ecco, però più avanti secondo me non ce l'avrò più il tempo, quindi quando dovrò trovare avere un momento, eccetera. In realtà volevo anche montare, cioè montare, mettere sulle la luce, insomma, però non ho molta voglia, cioè, quindi ho deciso che sfrutterò questa parete, cioè questa porta-finestra, perché comunque, cioè, la luce mi sembra molto naturale. Questo, così. Magari mi cambio, cioè, per registrare un video, non lo so, magari mi metto così e basta e mi faccio una tisana, insomma, più tardi con il Q&A e nulla, insomma. Poi penso che farò un video a parte in cui mostriamo che cosa facciamo per Capodanno, mostriamo un po' i nostri piatti, eccetera, però farò un video a parte perché secondo me verrà un po' lungo, così almeno inizio già a montarvi questo vlog che dovrebbe uscire domani, che è l'1. Oggi appunto il 31 è l'ultimo dell'anno, volevo programmarvi un video che però non sono riuscita a fare, però vabbè, pace, non lo so, se riesco magari all'ultimo ve lo faccio, però dovrei farlo adesso, non è che abbia tutto questo gran tempo. Oggi pomeriggio poi appena torna Marco da lavoro iniziamo a cucinare, quindi io comunque sia vi auguro insomma un buon 2021, lo sappiamo tutti che abbiamo passato un po' un anno un po' così, ecco. Spero tantissimo che questo 2021 sia veramente quell'anno, l'anno un po' di ripresa per tutte e per tutti. Quindi, insomma, questo. E festeggiate, festeggiate con intelligenza e speriamo che, insomma, l'arrivo di questi vaccini sia un po' la svolta per tutti. È vero che un vaccino di un anno è veramente poco e tutto quanto, tutto quello che volete, però se ho la possibilità di farlo, sicuramente lo farò, ecco. E niente. Ma vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.